Siamo durante la crociata. Io e i miei cavalieri pranzavamo davanti alla tenda, che è il posto d'onore. Delta. È un cavaliere crociato. Era un santo. Ma, insomma, io mi ricordo un cavaliere veneto. Mai visto nessuno con tanti soldi. Ecco, Rex. Il quale è un cavaliere anche lui. Spade ben affilate, poi... L'ignoto. Era un tipo molto ingegnoso. E loro sono il meglio che c'è. Il re era rimasto senza un soldo. Vergogna. I cavalieri sono pericolosi. E tutti gli altri non contano niente. Perciò andiamo a bruciargli la casa. Il furore dilaga in città. E li ho visti che ridevano. Tutti hanno continuamente in bocca Dio e il diavolo. E il cavaliere rispose: multa! Bruciare, saccheggiare, fuoco e carne. Vietato saccheggiare, ma bruciare sì. Da sotto gridano. E anche stavolta il re ci rimane male, naturalmente. E poi lo fanno a pezzettini. È il massimo della villania e della maleducazione. Allora, situazione... Dai, Crius, madonna. Ma che problema c'è? Non ho capito. Perché fai tutto tu, così ti prendi tutti i soldi. Io faccio tutto io. Cioè, vi farò danno contro i boss, no? Vi aiuterò a battere. No, per niente, tu vuoi... Ce n'è uno ogni... A parte che noi dobbiamo ricominciare da capo. Allora, ecco la situazione. Non vi deruberò più, guarda il lato positivo. Salve ragazzi, sì, qui è Delta in Toto. Io lo vado pensando al popolo. Fatemi fare, è furibondo. Salve ragazzi, qui è Delta in Toto. Sono con Grievous, l'avete già sentito, Ignoto e Rex. Siamo con... Vabbè, io vorrei scegliere. Voi... Guarda, sì, scegli, sì, vai. Scelgo lui. Ma che è stato? bellissimo, l'abbiamo visto un'altra volta. Allora, è bellissimo, spara gli arcobaleni. Allora, ripartiamo un po' da prima per esercitarci. Non ci sei te di colpo, la disciplina crolla. Allora, stiamo calmi. No, siamo troppo deboli con questi. Partiamo un po' da esercitarci prima. Le cammellate. Dove stai andando? L'arena dei contadini. Qua siamo. Lo so, però qua c'è menano. Qua c'è menano. Tempo inondato. No, ma ci sono io che vi difendo. No, tu sei pericoloso. Partiamo un po' dalla base per esercitarci. Perché... Facciamo dal pipistrello, dai, così guadagniamo anche di soldi. Ok, esatto, bravo. Allora... Il pipistrello l'abbiamo superato. No, era prima. Sì, era prima. Era la grottina del cavo. E lo possiamo fare. No, manco morto. Non t'azzardare. Allora. Parliamo. Guarda che cosa ho. Rex. Guarda che cosa ho. Guarda quando fa la skill. Guardalo. Vai. Ah, sì. No, fai la magia. Ma Gesù Santissimo. Che lo invece, Rex, guarda. Ma veramente io non posso abbandonarvi per una sessione. Sara, credo che la tua ragazza lo amerà. Sicuramente. Allora, scherzi a parte, ragazzi. Io chiederò. Allora, scherzi a parte, ragazzi. Noi allora fatemi visto che al posto dell'oscuro c'è una granata io. Sì. Io no. Lui guarda. Ecco, però. Allora, detto questo, ragazzi, cambiamo ogni tanto il personaggio, che noi abbiamo un po' livellato qualcuno. E Nerina sta giocando con qualcosa che non so che cosa sta giocando. No, perché si è aperto Ubisoft Connect. Ubisoft. Traditore. Dice, perché non giochi con me? Perché ho già giocato prima con te. Maledetto bastardo. Allora, mio padre comunque mi aveva chiamato prima, giusto per dire così. Prima aveva freddo, mo' a caldo. Quindi mo' sono dovuto andare a togliergli il lenzuolo. Speriamo in bene, tutto a posto. Allora, cosa stai combinando? Gioca con quel... ma che cosa è una patatina a terra, Nerina? Ecco, e gioca quando non deve giocare dove sto io. Comunque è sempre felice, Rex. Guarda quanto è felice. È sempre felice il mio personaggio. Hai visto che ti ha preso il drago? Sì, ho il drago. Mi aumenta drasticamente la difesa, attenzione. Minchia, cannonale. Già ho la cacca. No, non lo sto prendendo. Adesso lo prendo. Aia. Madonna. Vai. È la madonna. sta calmo con quella cosa, però, La linucolo. Guarda. Vai. Che botte che fa. Che botte che tira via. Oh. Sì. Nuova combinazione. Doppio salto. Morite male. Delta più pinguini pucciosi. Sì, carine e coccolose, ragazzi, carine e coccolose. Esci pinguini. Carine e coccolose, ragazzi, carine e coccolose. Ah, la cacca.
Oh, grande. Aspetta, Rex, corri, corri dritto per dritto. Non fa prendere niente a Rex, a Grievous. Non ho preso un cazzo. Ottimo. No, sì, hai preso, guarda, preso tante, hai preso più di tutti. Non l'ho fatto a pigliare. Sei andato dritto per dritto. Sei andato dritto per dritto, sei. Sì, io sono a posto col basta, soldo. Basta, basta, basta. No, no, vabbè. Ah. Allora. Ah, tu sei livellato. Facciamo uno così, uno così, va. Okay. Anche se sarei veramente ispirato ad arrivare a chissà che bombone prendo. La magia nera. La facciamo così, finché ne guadagno due facciamo che vada. Sì, dai, immagino. Sì, perché... sì. Ok. Pozioni, come è stata pozioni? Una chiapica. Lo dico già, una chiapica. Me la ricordo. Ah, io 5, ok. Hai visto Delta le mie finanze? Okay. Sì, sono qui, dica. Sicuro quanti soldi ha quello? Ma mai visto uno così tanti soldi. Ma tu sei un folle, mo l'ho visto che hai 3000 qua. Ma tu sei un folle. Raga, prendimi le pozioni, se ne. Ma perché deve seguire la sigla, giustamente. Eh sì, Delta non la capisce questa cosa. Guarda come shop ha detto, compra le pozioni, bravo. Io. Rex, anche tu? O le hai? Ho preso due. Okay, è Grievous che non le ha prese. Puoi prendere fino a 5, No, ma io non voglio sperperare il mio denaro per volatili vagabondi. Neanche per sogno. No, per le pozioni. Rabbino. Perché? Sperperare il denaro per volatili vagabondi. Andiamo? Vai. Andiamo a farci del male. Contro i saracini. Banca Dous di credito, risparmio e sicurezza. Ok. Tu non perdi. Ah, ragazzi, uscite i corni. E i due penny. Raga, serve il corno. Ah, fermati. Il vaporetto che passa. È vero, perché con questo personaggio ce l'abbiamo il corno. Non perdi tempo. Oddio, oddio. Dai. Questi sono stupidi uomini pesce. Uomini pesce. Sono Murloc. Uomini pesce è una leggenda metropolitana. No, sono. Sono è l'anello mancante. L'anello mancante, ragazzi. È l'anello mancante. No, e vi rimetto la puntata di Futurama. No, no, dai. Dai. Rex, te la ricordi? Effettivamente, dopo quello. Sì, che viene, si può dire che c'è la linea, poi si allunga di brutto. No? Esatto. No, è più scica, no? È più uomo. No, ragazzi, no, il drago mi ha preso il pipistrello di merda. Lo noto solo adesso col pipistrello di merda. Comunque, piccola parentesi. Uomini pesce. Tornatevi nel vostro reame di pesci. Comunque, piccola parentesi. Stiamo invadendo. Potresti anche classificare come tritoni, tecnicamente. Secondo me no, questi sono Murloc, questi qua. Anche. E mia mamma mi chiama. Oh, oggi proprio, Yeah, sono secondo. No, non lasciarci nella palude, Melmondo. Via dalla mia palude! Cosa ci fate nella mia palude? Ma in teoria io mi trovo bene nella palude, non è male. L'umidità giusta, sei abituato. Se ci vorrebbe una barena da qualche parte, ma non è male. Ma che figata! Guarda. Ed è subito Metal Slug. Madonna, la bella. No. Non è il corno degli orchi. Il cromatorione è brutto proprio. L'orco. Il corno di Boromir. Il Boromir del corno. La mia pala fedele. Scaviamo nella melma, vediamo. Scaviamo nella melma. Bisogna bonificare, quando c'era lui si bonificavano le lagune. Esatto. Sai che ammucchiata di animaletti. Tu non perdi tempo. E i due penny, dai. Ed anche tu potrai godere dei vantaggi del dio danaro e raggiungere quel potere. Questo tanto il credito. Tanto taglierò sta scena. Puoi comprare obbligazioni e azioni. Sei? Sì, ci sono. Buoni titoli, conti. Tu sei impazzito. Aspetta, guarda Alex come va veloce lui.
È perché ha la velocità. Lui è il cavaliere dell'acido. No, lui nella melma sta bene. Nella melma. Il veleno... Vedi, vedi il cavaliere velenoso. Lui. Guarda, torniamo già. Ah, aspetta, Rex, l'hai visto l'arco di Delta? Delta, quello è il tuo bellissimo arco. Oh, che cosa ho preso a caso? Il gallo. Delta, facci vedere il tuo arco. Ok. Oh Gesù Cristo. Oh Gesù Cristo. Oddio. Perde. Gli uomini pesce. Comunque ho il gallina. La galla che fa il gallo? L'ho letto una cosa al volo, ma non mi sono concentrato. Galleggia. Ah, no. Ah, ma oddio, hai visto? Lancio anche lui. Lancio. Ah, no, sono. Avevo lì. Guarda gli uomini pesce che lanciano palle di sale. È la cosa più salata che abbia mai sparato. E dire che una volta ho sparato una ciotola di sale. Oddio, ma hai visto che diventa un piatto, un sushi? Sì, è vero. pure con limone. Con il limone. come direbbe Gordon. Ma dai, che sto pesce ancora crudo. Che nuota da solo. Oddio, ma è pietrificato. Com'è la cosa lì? Com'è la zuppa del giorno? Freschissima. Ma sei della settimana fa. Oddio, allora, ma cos'è quel coso? Distruggetelo. È il cavaliere avvelenato. È più avvelenato di Rex quello. Quanti arcobaleni fai? Non lo so, 3. 4 nei fatti. No, 3. 1, 2. Aspetta, dopo lo controllo, aspetta, ma Dio me. Prova a fare a pieno 1, 2, 3, 4, 3, 3. Guarda che non mollano neanche Skay questi. Skay. Skay. Oddio, ma che cos'è quel coso grosso? E io altri Skay. Cos'è quello che ha detto Grimus? Ah, ma ve li lascio i soldi. Stavo per dirlo. Ipocrita fino alla fine. Con l'oro scatenava in lui la bestia. Qualcuno lo piglia, non so che cosa... Una città del Mediterraneo. Viveva uno strano essere che arraffava tutto l'oro del mondo. Ah, vedi, visto che... sono 3 allora. Sì, però guarda, quando io lo colpisco, voi non lo... Rex non lo sa, ma fa il segno della vittoria il mio personaggio. Egli... Ah. Nella sua cupa solitudine ammassava tutto l'oro del mondo, che le sue mani adunque andavano arraffando dappertutto con bestiale. Allora, adesso ti chiamo Shiloh, oppure più Grievous. Ma serio, no? Aia! Per chi non conosce, beh sì, lo conoscono Shiloh. Ah sì, ma dai, ma chi non lo conosce? Boh, magari qualcuno non ha letto Shakespeare. Dai, Al Pacino. Cosa c'entra? Quante libri di carne? Oddio, per il mio fornitore di DVD poi era pure andato lì quando avevano... Bravo, hai preso tu i soldi. Oddio, scarpe! Che cazzo? E qua che si fa? Si sale. Ma hai trovato qualcosa? Oddio! Per nascondere. Eravamo nella casa degli uomini pesce! Eravamo nei uomini pesce. Nella casa dei pesci! Ah, ma io posso curarmi? Ah, oddio, mi ha curato in automatico? Allora, finché ne hai almeno una, ti cura in automatico quando arrivi a zero. Non lo sapevo, dimmelo. Se no puoi usarle tue. No, non lo sapevo. A questo punto lasciamo in automatico. Sì, ma devi averne almeno 2, scusa, non una. Vabbè, io ne ho 4, ne ho 5, cioè che poi. Oddio, sento un brutto rumore molesto. Che è successo? Ma noi affrontiamo una donna, perché le scarpe sono da signora. No, siccome sono per la principessa, non lo so. E qua vedo cose. Quella che hanno rapito. Guarda, però c'è uno specchio. Niente, Grievous, non ce la puoi fare. Oh, Medusa! No, Medusa! Ma raga, non c'è una cosa. Sono state pietrificate, c'è la gente pietrificata. Sì. Giusto, ma guarda che bel culo che ha. Ecos. Tu non hai. Tu hai qualche problema. Oddio, però no, è carina, però hai fatto bene. No, beccati le mie palle di fuoco. Che facciamo a non farci... Aia, ma appena ha zannato malissimo. Con la testudo! Sì, però... Dice che la pietrifichi a lei. Non credo. Perseo insegna. A me c'è una granata, non ho uno scudo io. Però è carina, è fatta bene, aiuto! Secondo me è questo quello. Oddio, il cuore! Mi sono appena pietrificato. A me più che un cuore sembra un'altra cosa, niente, stasera sono fissato coi culi stasera. Tu hai un serio problemi oggi. Comunque, la scarpa, questa è la stessa situazione di Cassiopea in R. Sì, Cassiopea, sì, è vero. Lo stavo pensando quando ho visto la scarpa, sì. Oggi sono queste sanguisughe, vini sanguisughe. Questo è il boss fight preferito di Rex. Anche il mio tecnicamente, perché mi piace. Ah, mi ha pietrificato. Ma di nuovo, niente, gli piace proprio. Sì, in realtà diciamo, quando umanizzano i serpenti lo trovo abbastanza agghiacciante, in realtà. A me piacciono i serpentelli Eli. Tipo quelli che ha in testa lei.
Vabbè, ma non intesta lei. Vabbè, non diciamo facciamo una permanente, signore. Vabbè, io la razza tipo Naga, ste cose qua non mi ha mai dato fastidio, soprattutto perché ho visto Naga sarebbe l'uomo serpente. Ah, guarda, a me non mi piacciono. No, tu basta che tu hai mai visto Monster Rancher, per farti capire? No. Madonna, ci sta Naga che praticamente è un boss fight, un nemico, ma è un... Ma in realtà è bello perché c'è un signore dei Sith che si chiama Naga Sadao. Sì. Ma non credo che sia... Ma c'era pure un Jedi che era il corpo da serpente. Sì, era... Come si chiamava? Francis. Ah, stavolta me l'ha presa a me, capito? Bella. Non ha preso nessuno stavolta. No. Ah no, ha preso... Grievous ha preso prima. Madonna, non la stiamo più facendo capire niente. Ma perché non mollate vita, schifosi serpentelli? Guarda che... Ma sai cosa? Il problema è che riesce a colpirla tante volte, però tanta vita, tanta difesa. Sta donna. È come il mais, perde. No, con citarmi quel combattimento. Dai che abbiamo finito. Ti sparerai, ti sparo con le mie palle di fuoco, ecco fa. Sei pietrificata. Non vai mai danni. Poverina, poverina. Però, ho fatto una tenerezza mia. Ah, Grievous, l'hai presa tu, Grievous, che prendiamo noi. Non sgancia soldi questa. Dopo... Poi voglio il mio DC-15. Mi dispiace, ma l'ho preso Mi hai rubato il DC-15, ripigliati. Troppo tardi. Oh, vai Rex. Scusatemi. Ma prego. Nervosismo. Tutto normale. È stato abbastanza facile battere Medusa. Beh, era... Allora, vedi, bravo, dirlo dopo il combattimento va bene. Vabbè, ma era una donna. Vuol dire che non ci vi siano accuse. Adesso no, ti fa chiudere il canale. Dammi la tua lama, che non voglio. Non posso, devo cambiarla. Nella bocca della rana. Nella bocca della rana. Andiamo a cambiare un po' di cose. No, dai, devo tenere tutto indietro, dai. No, dai, non c'è all'inizio. La spada di Medusa, voglio vedere che cosa fa la spada di Medusa. Avvelena la gente. Fai vedere cosa fa la gallina di Delta prima, aspetta, vieni. La gallina di Delta? Sì. Vabbè, dopo andiamo all'arca di Noè. Dov'è la spada di Medusa? Sarà qua da qualche parte, che ne so. No, in fondo perché è un'arma potente. Oddio. Faccio la spada laser. Eccola qua. No, non è questa. Sì, questa qua, più 3 magia, più 3 scudi. No, vai avanti. Solo che in più quella era avvelenata. Rex, vieni avanti. A lui voleva la spada laser, Rex. Che fai, non la usi? Non c'è, allora hai ragione quella lì. Però quella là aveva l'effetto di meno. Che bello il merluzzo. Poi questa avvelena, questa qua avvelena se ti interessa. Livello 20. Vabbè, ho capito. Io ci ho provato. Clava. L'arpione. No. La spada degli dei. L'uso capione. Io però non posso prenderla perché io sono... Cosa fa? Ha magia, è magica. Vedi quella cosa brutta di questo personaggio? Può usare solo quest'arma qua. Ah ok, posso prendere la mazza. La chiave inglese no. La spada. Il broccolo, lecca lecca. L'ulivo. Guarda come insiste. L'ulivo. No, aspetta che devo pigliare. Dai, bastardo. Non l'ho preso. Ecco. Adesso fammi vedere cosa... Andiamo, vai da lado, signora, che voglio vedere... Cosa fa la gallina? E le uova? No, Delta parla con la signora. Con l'infermiera! L'infermiera! Okay. Il pollo. Ah, minchia, tutto! Hai fatto jackpot, Delta! Mio! Aumenta tutto il pollo, ma lo voglio anch'io. Guarda, Rami sconfigge i nemici, sì. Il caprone. Ah, non vedo. Il cavalluccio marino tipo... È un cavalluccio marino. Ecco perché andava più veloce nella melma, quello. No. Aveva il cavalluccio marino. Però vieni qua. Ti sei fatto ingannare Rex dal suo colore verdastro. Però io voglio questo. Vedete se con quello può prendere. Ah, prendi la gallina, dai. No, non lo puoi prendere. Sì, devi mollarla però. Prenditi il caprone. E adesso prenditi il drago. Ecco. È il caprone. Il caprone. Guarda che cosa. Aspetta. Fai vedere agli altri anche che cosa fa il drago. Mentre la difesa, no? Comunque Delta, guarda che era meglio la gallina. Lo so, però non lo voglio. Bene. Ma dato me che adesso, adesso ci rifacciamo tutto il viaggio. Il cavalluccio marino verde. Sì, però il cavalluccio è brutto, pensavamo che... Ma che poi sta in un albero. Che cazzo la luna fa? Piena.
saranno i lupi mannari. Harry Potter. O i vampiri mannari. Oddio. O i mannari mannari. I vampiri. Oddio. Ah! Ah! Figli Indiana Jones, cazzo. Finiti in Indiana Jones. Aiuto. Ciao, tutto bene. Fatto male. Rex, che è successo alla nostra vita? Ma oddio, ma qualcosa sta volando. Cazzo, ma che... Ma l'avete visto quello lì che stava scorreggiando volando? Heidi. Bambi che stava scorreggiando. Aiuto. Spammo scorreggio nel muro, stronzo. Lol. Ma tu hai solo le scorreggio e anche l'altra magia. Che so, come si fa l'altra magia? Uno è col triangolo. L'attacco potente, tu sai... Ah sì, giusto, uno è con l'attacco potente e uno è con il tasto dell'arco. Però devi attivare la magia. Sì. Tieni. Quando lanci l'arco, ecco, bravo. Fa vedere, aspetta. Quanto... No, però ti... vedi che spari. Vedi. Non so che figa che è. Ah, ma va. Cazzo lì, di strozzo. E io c'ho il blaster qua. Oh no. Palla di pietra. Comunque sto. Palla di pietra. Correggi a distanza. Madonna, sì, hai anche l'attacco a distanza. Non lo stiamo menando di più, l'abbiamo... Sì, guarda le nostre vite. Vabbè, lo stiamo menando. Lo stiamo proprio menando, sì, sì. Ecco, questo è il prezzo della tua prepotenza. La tua sconsiderata miopia. Ah! Aia, adesso stai morto. Hawaii, un cazzo. No, la nostra regola è che non si resuscita Grievous, Rex. Sì, No, vabbè, l'ho risuscitato io perché ci serve la sua forza. Ecco. Ma non è il personaggio forte questo qua. Mio? No, chi è che l'ha rubato? Ignoto. No, ignoto, che okay, bravo. Oddio, ma quello è il macete. Io quello ha il macete. No, ma infatti che cazzo ci fa un macete? Macete kills. Deve allevare i Rancor, no, Rex? No. Giusto, bravo, esatto. Vai, bella citazione. Vai, pinguino. Scelgo te. Vai, pinguino, carino e coccoloso. Ma dai, ma manco l'ho mollato il macete. Maledetto infame, te e tuo fratello che non muore. Saltategli addosso quando è per terra. È attacco potente quando è per terra. Oh, fungo. Mela. No. E qua si fa subito. No, qua c'è un'arma nella tenda, però non so cos'è. Ma guarda che hai altri cavalieri. Rex, hai trovato una spada. Ho trovato cosa? Come è salito di livello? Voi umani non potete immaginare. Ma che è tutti sì. A proposito del livello, sale tramite menate, Rex. Sì, più meni più sali. Sì, esatto, il livello è che più meni sali. Non è una questione di kill. Cioè, anche, però, se meni... Per quello che è single player sali molto più veloce. Sì, no, beh, basta che colpisci nemici con qualunque mezzo. Ah, ok, allora non meni, basta che colpisci nemici. Sì, basta che vabbè, però nemici, menare, sì. Hai una buona percentuale. Menare è lessico specifico. Sì. Allora, in pratica ho notato questo, che se tu picchi moltissimo o ricevi molti punti esperienza. Se invece gli altri fanno kill, ricevi una minima molto bassa di esperienza, per farti un esempio. Però tipo, siccome il gioco è stronzo, se rianimare gli alleati non ti dà punti. Sì, esatto. Ah, ma che palle. Ma il gioco è stronzo. Bravo Delta. Madonna, ma non si sa fare una strage, cazzo. Ma quanti sono? Non lo so, ma se facciamo una strage di innocenti. Ma sono tutti dei pollastri. Ah, ma Grievous è a terra, ma lascia a terra. Quella cosa lì del tipo lasciamolo morire. Ma non è come Metal Slug che bisogna distruggere tipo dove nascono, no? Sai che forse sì, cazzo. No, non lo so. Ah, bisogna salire? Sì. No. Sì, secondo me scendo in... Ah, no, scendo poi a Orde. Ma no, come mi stendono? Cazzo. No, ma lascialo... Duellare con loro. No, non stavo più spottando, spottando, quindi dobbiamo eliminarli il possibile. Già, è salito il livello, Rex. Guarda come sale il livello, Rex. Del tipo onnipotente. Eh sì, se colpisce i nemici sale. E te l'ho detto, hai visto? Tu non ci credi. No, sono già finiti quasi. Dai, continuiamo. E fu così che è arrivato un altro. Guarda che ne è arrivato un altro. Ho detto tu le tue buffate. Guardali che arrivano ancora. No, là c'è qualcosa. Dobbiamo continuare. Cioè, non fossilizziamoci qua. Sì. Cioè, è bello salite che siamo lì. Se potete, andiamo su.
Tecnicamente stiamo livello. Guarda che Rivers ha detto ma no. Ma se non mi fa salire. Via via via. Ciao Rex, ciao Grius. Ti ho mollato lì! Ah, vedi che qua erano da spottare. Ma abbiamo salito, saliamo. Aspetta, aspetta, c'è Rex, Rex. Ah, mica, sono tutti morti. No, aiutami. No, che cos'è lo Yeti? Buongiorno. L'abominevole uomo delle nevi. Oh, ma rivivimi. È un altro. La vedo difficile. Ah, ah, ma che sta roba, addio! Quanti cazzo c'è? Qui chi si ferma è morto. Corri! Corri, compro, salite! Dai, andiamo, Rex! Rex! E lasciamolo morire, chi se frega, c'è. No, no, ci siamo tutti, dai! Affanchiappa. Forza, soldato, torna a combattere! Ma com'è bello colpire tutti, guarda, oh, che l'ho appena visto! Ma che casino sto livello! vuoi livellare facile così? È il cazzo, davvero? Io faccio sto livello in single player e faccio 20 livelli, cazzo! Madonna, ma... Oh, sono rimasto... Sto zitto, quella cosa, muto! Delta muto! Finita? Forse. Delta ringrazia che non c'è eutanasia su sto gioco. No, ma comunque dobbiamo sopravvivere alle orde. Dobbiamo sopravvivere alle orde. Minchia. Beh, ma qua era più facile, secondo me. Arrivavano tutti da un solo lato. Eh no, veniva anche da qua, vedi. Un cesso. È un cesso. Adesso esce Shrek. Ma caso, esatto. Somebody wants to bisogna farlo con un vino sovietico. Somebody wants to sì che ti è piaciuta quella. No, l'ho visto, l'ho troppo un cazzo. She was broken kind of dumb with the finger and the thumb. Ma sai che non l'ho visto quel video lì, manda. No, devo mandare. Ma se ce l'hai manda perché è una perla così è da assoluta cura. Vedi quello tutto non ha più senso. Tu vedi Shrek con un altro modo. Forse è morto. Tu pensa a quello. Rox, un metro, palude. Di quello lì in autotune. Guarda i cartelli, no aspetta, leggi i cartelli. Brrr. Pietro è un metro, palude 96 metri, brrr, di qua. Ah, ma brrr è cosa? È la Valle d'Aosta. È il Trentino. Ragazzi, che devi stoppare? Ragazzi, siamo a 26 minuti, stoppiamo un attimo così continuiamo. Qui del 38, al prossimo video. Oddio, ma chi è che ci tiene le palle di neve? Oddio, para, testudo! Aia. Qui del 38, al prossimo video passo e chiudo. Bella, raga.